Nonostante fosse stata bocciata, o così sembrava, i piedellini hanno deciso di disobbedire agli ordini e sono andati a difendere a spada tratta il loro leader con una manifestazione di disaccordo al Palazzo di Giustizia di Milano. In precedenza, lo stesso segretario del PDL, Angelino Alfano, aveva detto: «Stanno tentando di eliminare Silvio Berlusconi per via giudiziaria. È uno scandalo. Non ce l'hanno fatta con le elezioni e ora vogliono eliminare il nostro leader per via giudiziaria. Vogliono riscrivere, sempre per via giudiziaria, 20 anni di storia. Si illude chi pensa di salvarsi da solo da questa ignominia». All'iniziativa del PDL ha replicato l'Associazione Nazionale Magistrati. Il fine della magistratura non è politico. La legittimazione della magistratura non si fonda sul consenso, ma sulla professionalità e credibilità che derivano dal rispetto della legge. Così dichiara il presidente dell'Associazione Nazionale Magistratura, Rodolfo Sabelli. Secondo indiscrezioni, però, Berlusconi non avrebbe bocciato affatto l'iniziativa dei suoi parlamentari, tutt'altro. L'ex premier si sarebbe lasciato andare a uno sfogo che di pacato non aveva più nulla, dopo la doppia visita fiscale in ospedale. «Ma basta con questi moderatismi, non ne posso più di queste cautele, vogliono arrestarmi, farmi fuori, dovete reagire. Vi voglio tutti a Palazzo di Giustizia, vogliono crocifiggermi». Senza mezzi termini, tuona il grillino Crimi che afferma: «Dovrebbero avere maggior rispetto verso un potere dello Stato come quello giudiziario, anche se ha le sue criticità, ma attaccarlo in questo modo, come fa il PDL, è indegno». E continua: «Siamo arrivati anche alla visita fiscale a Berlusconi. Magari sta veramente male, ma se ha qualcosa di più grave lo dica». Ben chiara quindi la posizione del 5 Stelle. Il portavoce ha aggiunto poi che voteranno a favore di un'eventuale richiesta di arresto per Silvio Berlusconi ed anche, in caso di una loro presenza nella giunta per le elezioni, per l'ineleggibilità del Cavaliere in quanto concessionario di servizio pubblico.